per partire in pole position e questa sera in pole position la Wasivo Europe con sede a Roma. E vado subito a presentarvi Cristian Fanizzi, amministratore, buonasera, e Francesco Ameri. E sì, anche lui appunto dell'azienda. Allora, stiamo parlando di progettazione e realizzazione di ambienti didattici innovativi, ovvero diciamo arredamento e non solo per quello che riguarda l'educazione, non vorrei magari sbagliare. Istruzione. Allora, partiamo dalla storia di questa azienda. Sì, Wasivo nasce nel 2013. Mm-hmm. Era una piccola azienda, una one man company, io la chiamo, perché è nata, ero da solo, poi negli anni il team si è allargato anche grazie, diciamo, alle collaborazioni con Francesco e con altri soci, e siamo nati nella parte tecnologica della classe. In una scuola, no? Mm-hmm. Quindi la classe digitale, noi siamo entrati con i nostri prodotti a nostro brand, quindi certo. siamo produttori. Chiaramente il design e il progetto è fatto in Italia, ma la produzione è chiaramente fatta nei mercati asiatici, come un po' tutta la tecnologia al giorno d'oggi. Poi nel 2021 cosa succede? Diciamo 2020-2021 abbiamo un boost, uno sprint al nostro mercato, direi grazie alla pandemia, è un po' strano dire grazie alla pandemia, però... No, concordo con lei perché tante aziende che sono state ospiti sono state delle opportunità, quindi voi avete accolto l'opportunità e che cosa avete fatto? Abbiamo lavorato da subito sia sulla parte tecnologica che sulla parte dell'arredo, quindi sì. con quella di Smart Arreda, abbiamo lavorato cavalcando l'onda dei nuovi spazi da arredare e certo. da allestire nelle scuole, che chiaramente avevano le problematiche di spazi, di ambienti, eccetera, dovuti al Covid. E quali sono i servizi, cioè nello specifico, facciamo degli esempi, il servizio, cioè il core business, perché c'è la Wasivo, poi c'è la parte di Smart Arreda che è sempre lo stesso ramo ma si occupa appunto di un'altra cosa. Sono due strutture complementari. Mm-hmm. Wasivo, diciamo, è più focalizzata sulla parte tecnologica del device all'interno appunto dell'ambiente, mentre Smart Arreda progetta e disegna, e chiaramente poi anche va a fornire tutta la parte di arredamento dell'ambiente. E passiamo ad Ameri. I servizi, cioè il fatto che voi lavorate anche B2B, come vi approcciate? Sì, allora, il nostro tipo di approccio è unicamente B2B, mm-hmm. Quindi noi abbiamo una rete abbastanza capillare a livello nazionale, sia di distributori, partner e dealer. Ciò ci permette di essere innanzitutto molto presenti sul territorio e abbiamo questo tipo di approccio che non ci dà mai, cioè non siamo mai sull'utente finale, mm-hmm. ma rispettiamo quello che per noi è la filiera commerciale, quindi noi che siamo dei vendor nel settore dell'education, mm-hmm. arriviamo sul distributore o rivenditore che sia, il classico rivenditore informatico per intenderci, certo. che a sua volta va all'utente finale. Parlando di utenti, la clientela di riferimento vostra qual è? Il rivenditore informatico. Fondamentalmente il rivenditore informatico, sì. Certo. L'utente finale però è la scuola. È la scuola, no, esatto. Per quello volevo sì. capire, insomma, la scuola. Il mercato invece dove operate, a parte l'Italia, il nazionale, che abbiamo detto... Sì, chiaramente diciamo l'Italia ci ha dato grandi soddisfazioni ultimamente, siamo stati anche uno dei primi brand in Italia nel segmento dei monitor interattivi. O meglio, in Italia vengono chiamate le digital board. Digital board ne so qualcosa, perché avendo una figlia sì, esatto. è un nuovo segmento, è anche un bel termine, anche se tutto è meno male che è arrivato questo tipo di... No, era a volte contestato, no, ma meno male perché sono nuovi termini e poi si riesce ad essere un po' più rapidi, credo. Esatto.
Però volevo fare riferimento anche al mercato che avete, insomma, in Francia, in Germania, no? Tornando alla... Sì, chiaramente dopo il successo che abbiamo avuto in Italia, la nostra, il next step, no, della nostra azienda è sicuramente l'internazionalizzazione. L'internazionalizzazione è partita da subito in Francia e in Germania, dove anche lì il PNRR, quindi, no, tutte le risorse che arrivano dall'Europa per la transizione digitale, ci sono tante risorse poste per la scuola, appunto per accompagnare la transizione digitale delle scuole. Ma secondo lei, che adesso che c'è stato, no, questo, il periodo della pandemia, no, la percezione dell'Italia, no, per quello che riguarda l'istruzione digitale, e visto che è stato necessario, insomma, urgente anche poter in qualche maniera continuare l'educazione dei propri figli, continuerà ad essere, io spero sicuramente, come azienda? Perché a volte io noto che quando va qualcosa di meraviglioso, stupendo, quindi anche tecnologico, a volte non si ferma. Invece, secondo lei, dal punto di vista vostro, che fate quel tipo di lavoro? Sicuramente la pandemia, quindi il Covid, ha accelerato questa transizione digitale della scuola. Speriamo si continui a lavorare in questo senso, perché altrimenti torneremmo nuovamente indietro al periodo pre-pandemia. Quali sono i punti, i pro di avere questi tipi di materiali, cioè di prodotti? Il vantaggio principale è comunque cavalcare questa transizione digitale che sta avvenendo nella metodologia didattica, più che altro. Certo. Quindi è la tecnologia che cambia la metodologia didattica e di conseguenza cambia anche l'ambiente in cui questa metodologia didattica viene applicata. Quindi parliamo di ambienti molto più dinamici, molto più coinvolgenti, che possano variare il proprio setting in base a quelli che poi sono i momenti della didattica applicata. Tutto questo è un'evoluzione, come diceva Christian, che era già in atto ancor prima del Covid, ma che il Covid ha accelerato e che si spera non possa non ritornare indietro, anche se la vedo una cosa improbabile che possa... Allora, grazie. Punti di forza, team, dinamicità, flessibilità. Competitor, come siete? Avete tanti competitor? Com'è? Sì, sicuramente ci sono delle multinazionali storiche appunto che lavorano in tutto il mondo. Noi al momento lavoriamo principalmente su quello che è il territorio nazionale italiano, però ci sono i grandi marchi tipo Samsung, tipo LG, che comunque nel mercato delle digital board hanno provato a fare il loro ingresso sul mercato, però noi abbiamo detto la nostra, perché comunque quando parlavamo di flessibilità prima, non siamo una multinazionale, siamo un'azienda, ma comunque fatta di persone giovani, di noi come ci guardi tu in questo momento. Come vi siete incontrati poi voi due? Sono curiosa. Un commercialista in comune. Comune, cioè vi ha unito un commercialista. Esatto, il commercialista in comune. In realtà io vengo dal mondo dell'arredo, è un'esperienza ventennale, anche più, ahimè. Infatti ho visto nella sezione Smart Arreda, c'è tutta una serie di alternative proprio per arredare proprio la room, la stanza, la varietà, molto importante, perché quello fa poi, no, fatto finale la resa anche poi nel risultato dopo del lavoro e dello studio. Esatto. Assolutamente. Allora, tecnologia e innovazione. Chi mi vuole rispondere? Lui. Tecnologia e innovazione è un attimino anche quello di cui abbiamo parlato prima. Vanno esattamente di pari passo. Come dicevo prima, è un processo che difficilmente si potrà arrestare, è una naturale evoluzione delle cose, a mio parere. Certo. E la tecnologia si trascina, se vogliamo utilizzare questo termine, tutto quello che è appunto la maniera di fare scuola, ma anche di lavorare, anche nel corporate, certo, nell'azienda, e quindi anche dell'ambiente che accoglie questo tipo di lavoro o educazione. Ecco. Domanda finale, decidete chi vuole rispondere, progetti futuri. Vai.
Ma progetti futuri sicuramente l'internazionalizzazione dell'azienda, come mm-hmm. dicevamo prima, e poi l'ampliamento delle linee di prodotto. Cioè cercare nuove tecnologie, nuove soluzioni che permettano appunto la transizione digitale nel settore scuola e anche nel settore business, nel settore corporate. Grazie mille, ringrazio la Wasivo Europe, ringrazio Cristian Fanizzi, appunto amministratore, e Francesco Amelie, che è CEO anche lui della Wasivo Europe. Grazie per essere stato con noi a Pole Position. Grazie mille. Bene, è finita anche questa puntata, ahimè, però io ritornerò di nuovo insieme a voi, sempre qui, canale 511 di Sky, Pole Position.